Si è spento all'età di 92 anni, il dottore Luigi Curcio è stato presidente della provincia regionale di Enna e presidente dell'Unione Province Siciliane e dell'Unione Province Italiane. Il sindaco Maurizio Di Pietro, unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale, esprimono il profondo cordoglio della città di Enna e sentimenti di vicinanza alla famiglia. Condoglianze alla famiglia anche da parte della nostra redazione. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato, su proposta dell'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto, i provvedimenti di proroga degli incarichi dei commissari straordinari delle ex province. Aumenta il numero dei comuni dove in farmacia sarà possibile vaccinarsi contro il Covid. Le farmacie che hanno avviato al momento la vaccinazione sono ubicate nei comuni di Barrafranca, Gira, Regalbuto, Piazza Armerina, Pietra Persia, Assoro ed Enna. Domani la ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La Questura di Enna riunirà i propri appartenenti nel santuario del Santissimo Crocifisso di Papardura per la celebrazione di una santa messa. Nel pomeriggio, presso il complesso Boris Giuliano di Enna Bassa, in occasione del Family Day, i familiari del personale della Polizia, nel rispetto della normativa anti-Covid, potranno fare accesso nei luoghi e negli ambienti di lavoro per visitare strutture e mezzi utilizzati nell'attività quotidiana. Sempre nel pomeriggio, il Questore Corrado Basile consegnerà encomi, lodi e onorificenze al personale che si è particolarmente distinto nell'espletamento di attività di servizio. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido e del vetro domani mattina e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.